Quinta partita, Forlì invece in caso di vittoria festeggia lo suo scudetto. Sempre con me Luca Talotta Ciao Davide. e Daniela Castellani. Buonasera a tutti. Vediamo inquadrata Sara Pauli, la lanciatrice americana del Bollate, che sta effettuando il riscaldamento. Lanciatrici totalmente nuove ovviamente per gara 4. Forlì che si presenterà al momento con Carlotta Onofri. Vedremo se accadrà quello che è successo poi in gara 2 con coach Callisto che cambiò in corsa. Per ora parte lei sul monte di lancio. Bollate è riunito dentro la pedana. La partente per Forlì. Siamo in diretta televisiva in streaming. Oltre a Sara Pauli nel Bollate fanno il loro ingresso, insomma, nel roster rispetto a gara 3 Marta Chiodaroli e Sara Kamisaska, che prendono il posto di Laura Costa e di Amanda Ogle. Qui inquadrato invece il lead off del Forlì, Kurt Meigano. Si parte. E vediamo subito, ma si era vista anche in gara 2, la notevole velocità di palla di Sara Pauli. E questo è proprio uno dei vantaggi, insomma, di Bollate, come abbiamo detto anche a più riprese, quello di avere due lanciatrici comunque di un livello pressoché identico. Certo, Poli leggermente più veloce rispetto a Greta. E si presenta con due strike. Un lead off che la partita precedente ha dato problemi Ah a sì. Cecchetti. Mostra il band. Paolo. Alta questa palla Sì. di Pauli. Pensi che Forlì avrà fatto tesoro di quanto accaduto in gara 2 e proverà del contromosse o sarà nuovamente bollate ad aver ragione? Ma guarda, decisamente, guarda che bella Ed è valida, una Sì. valida bel singolino. centrale di Kurt Meigano. Base guadagnata. Sicuramente la differenza in pedana c'è e si farà sentire. Di strategie da applicare non ce ne sono tantissime. La difesa sicuramente del Forlì e il line-up dovranno aiutare tantissimo le giovani lanciatrici del Forlì. E vediamo adesso la Grifagno come se la cava con Sara Pauli. Sicuramente proverà a mettere la palla in gioco per far avanzare la sua compagna in secondo. Errore di Vonk. Salva Salva. Gano in seconda. Vonk che è schierata in terza base questa Esatto, partita. posizione un po' strana insomma per lei, di solito è sui lunghi. Assistenza decisamente non precisa. La palla, prima base del Bollate e 0 out, 2 corridori in base. Questa è una situazione che forse non ci aspettavamo con la Pauli in pedana. Ah sì, assolutamente. Cidester nel box. Ha preso il primo ball. Bello swing, aggressivo.
È una bella sfida tra le due giocatrici americane. La Cidestown non usa la, la protezione nel caschetto, eh? Non ha paura. Gran vantaggio per il lanciatore del bollate, che potrà amministrare bene, soprattutto con un battitore tale. In caso di vittoria del bollate in questa gara 4, gara 5, l'appuntamento è per domani mattina, domenica, ore 11, sempre qui sul campo di bollate. Eliminata il volo la Cidester. E attenzione, c'è un avanti indietro di Cortnigano e avanza anche Grifagno in seconda, Gano in terza. Volata di sacrificio si potrebbe così tradurre. Sì, una quasi volata di esatto. sacrificio. Esatto. Un po' troppa indecisione da parte di sì, Volata sì, in questi primi vero, giochi. Vero, vero. Ti vediamo qua. Assistenza in seconda non molto precisa, mentre Gano tornava sul cuscino. Tutte e due sono andate a prendere la palla, hanno lasciato la base scoperta. L'inesperienza sta anche in questo. Sembra un po' di rivedere il primo inning della, ecco qua, di Gano gara 3, no? Che si è chiuso sul 2-0 poi. Un po' di errori gratuiti da parte di Bollate. Corsa aggressiva delle due giocatrici di Forlì. Ma a questi livelli non si lascia nulla al caso, eh. Bisogna essere sveglie sulle basi, pronte, reattive, perché veramente un'inerzia ti può costare la partita. In battuta andrà adesso Beatrice Ricchi, ti aspetti lo squeeze? Ma, con un out, chissà. Sicuramente è un manager al quale piace molto spremere il gioco. Fosse uno squeeze, fosse uno spinto, fosse un batti e corri. Poi bisogna vedere che decide di fare, perché di solito terzo quarto in battuta si tende a non levare la mazza dalle mani. Ma sai, di fronte a un lanciatore che... non ti concede molte palle. Lui la mazza dalle mani. Già, non ti concede molte palle, quindi chissà che decide di fare, se cavalcare l'onda o lasciare ancora un po' di tempo ai suoi battitori. Chissà. Io 10 euro su un gioco spremuto me li ma li guarda, li io non ci scommetto, perché mi sa che li vinci. E invece no, il primo è andato, swing and neck è andato. Ma ci sta, eh. La prima la giri, la prima è per te, la seconda è per me. Potrebbe starci. Mi ricordo della regia che è assolutamente vietato scommettere... Quindi ovviamente la mia era una scommessa da bar. Sì. Allora facciamo che punto una Coca-Cola. L'avremmo persa entrambi. Diciamo esatto. Che è meglio giocarci delle caramelle. Ok. In ogni caso è arrivato secondo out, quindi. Ecco, magari questa palla non gliela ritiriamo più, eh? Ilaria Cacciavani. Ilaria Cacciamani nel box di battuta. Un bello swing finito in foul. Se la cava decisamente bene anche in battuta. Eccola qua. Infatti. Cade. L'ha presa. Cade nel guanto di Alice Parisi. Bravissima Alice, bella forza. E bel contatto comunque della Cacciamani. Poi sai, Poli è un lanciatore di una velocità tale che a volte veramente basta metterci la mazza per far partire una palla profonda. E rivediamo qua la presa
di Alice Parisi. Però toccata già diverse volte, non, sinceramente non me l'aspettavo. Sì, hanno toccato tutte, hai ragione. E vediamo adesso, qui c'è, vediamo la consistenza del Forlì in pedana, se riuscirà ad opporsi al Bollate o se finirà come lo scorso weekend. Schieramento difensivo per Forlì che vede Valentino Nofri all'esterno destro, al centro Ricchi, a sinistra Ghilardi, l'interbase Cano, in terza base Cerioni, in seconda Grifagno, prima base Chandester, il catcher Parvoli ed il pitcher Onofrica. E vediamo adesso come se la caverà sul monte di lancio Carlotta Onofri, chiamata ovviamente a non far rimpiangere l'assenza di Ilaria Cacciamani. Diciamo che gara 2 non è stata molto positiva per lei, ma come un po' per tutta Forlì. Certo, sì, poi quando si perde per manifesta, sai, è proprio una prestazione collegiale, quindi... Ah, intanto ricordiamo che domani, domenica 1 ottobre, ci sono le Final Four delle finali giovanili nazionali. Daniele, una formula nuova sperimentata quest'anno. Esatto, una formula nuova, creiamo aggregazione, vediamo che succede, mettiamo insieme un sacco di ragazzi. Allora abbiamo due categorie del softball a Sala Baganza, domani a partire dalle ore 10, e tre categorie del baseball a Modena, sempre a partire dalle ore 10. Che esatto, esatto. Durante tutta la giornata si sfideranno, sì, fino ad arrivare... il nostro obiettivo, l'obiettivo un po' comune di tutti, è proprio creare una bella giornata di festa, che sia la giornata del baseball e del softball, che, in cui tutte le famiglie possono vedere i loro piccoli campioncini, piccoli grandi campioncini, e dare l'idea del nostro movimento, insomma. E non inizia di certo con un avversario facile, no? Il turno di battuta di Carlotta Onofri. Esatto. Britt Bonk. Due ball e uno strike finora. Ha mostrato bunt. Sorpresa. Terzo ball. Andiamo sul conto pieno. Base. Base ball. Quant'è il peso psicologico per Carlotta Onofri in questo momento? Oddio, ti dirò. Sono pur sempre avanti. Sono avanti nella serie. Quindi... Non dovrebbe essere così carica. Io ti faccio questa domanda perché ovviamente è quello che è accaduto in gara 2 alla fine. Certamente, quindi... certamente. Poi sai, è talmente individuale questa cosa, è talmente una cosa tua, personale, che fai fatica ad entrare nella testa delle ragazze, soprattutto se sono così giovani. Certo è che sono giovane... Sono avanti di una nelle finali, non avrei nulla da perdere, fondamentalmente. Fondamentalmente io lo affronterei con questo stato d'animo. Poi bisogna vedere anche come hanno preparato loro la partita durante la settimana, come ha parlato loro Callisto, quindi alle spalle c'è proprio tutto
una preparazione loro. Parte la Von, ha un'uscita così aggressiva quella ragazza sulle basi, esce sempre tantissimo, un'uscita aggressiva è come se fosse già metà corsa. Sarebbe interessante chiederle uno 0-100 in quanto ci mette, fosse una vettura. Secondo me è un tempo buono. Una bella sfida con Usain Bolt non sarebbe male. Magari non a quei livelli. Due ball e due strike. Molto bassa, assistente in seconda, ma arriva salva. A riprova della velocità, insomma, dell'olandese. Esatto. E Bollate mette già pressione fin dall'inizio. Bella questa risposta. Eliminata il volo. Grandissimo tiro dell'esterno destro. Ma Vonk ha un motorino al posto delle gambe, quindi terza base. Rivediamo l'eliminazione al volo di Lara Buila. E Vonk in terza. Un eliminato in battuta Alice Parisi. Eliminata il volo anche Parisi, che ha girato il primo lancio. Stavolta Brit Vonk non si è mossa. Rivediamo. È una palla, sì, in zona di strike. Ottima la presa di Elisa Grifagno. Giorgio Perricelli. A ricevere i lanci di Carlotto Onofri è Beatrice Maroni. Va in diamante Giorgio Torricelli e Forlì prende il terzo out con Amanda Cidester che va a raccogliere, tocca il cuscino di prima. Bel esordio per Carlotta, sì, 0-0. Ha fatto un bel lavoro, ha controllato bene le mazze del Bollate, tutto sommato Vonk è andata in base senza far male al lanciatore, ecco. Sì, ho notato anche gli ultimi due battitori, secondo me Onofri entrava più nella zona di strike per cercare di far battere, almeno ho sensazione. Ma può essere. Mentre sui primi due era stato, ho visto che girava abbastanza lontano. Ma... Vabbè, con Vonk non puoi permetterti, sì, di lanciare su bianco. Comunque... I primi tre out sono andati per Forlì. Sara Poli inquadrata. E in battuta la numero 5, la lanciatrice Carlotta Onofri. Anche in questo caso una lanciatrice che va in battuta.
try. Strike identico a quello precedente. Eliminata il volo, Carlotta Onofri. F8. Adesso qua non abbiamo il radar, ma secondo te a che velocità più o meno? Stavo notando che lancia veramente veloce. Poi da qua è veramente molto difficile, abbiamo la doppia rete. Ma sai, tutto sommato, nel nostro sport la velocità in sé non è un grosso problema, il problema è la velocità con gli effetti. E se un lanciatore ha un cambio, ci può campare tutta la vita. Un lanciatore veloce con solo un cambio può veramente camparci tutta la vita. Ritmo. Assolutamente. Intanto va in foul questa risposta di Veronica Onofri. Un ball e uno strike. Poli dice all'arbitro che non le sembra una palla della partita quella. La palla viene cambiata. Prontamente cambiata. Bel rise, ragazzi. Cambio di pallina che al momento non ha funzionato. Due ball, uno strike. Ci ha subito richiamato all'ordine Sara Poli. 2-2. Ed è uno strike out. Ha un bellissimo rise. Miriana Cerioni che va in battuta, mentre in gara 3 le era stato messo il DP. Può essere l'obiettivo di Forlì quello di cercare di rimanere il più a lungo possibile in partita e poi sperare in qualcosa. Assolutissimamente. In modo proprio assoluto. Anche perché comunque le difficoltà incontrate in gara 2 sono un tesoro, insomma, esatto, sul quale lavorare. Esatto, tutto fa esperienza. Si mantiene, si riesce a mantenere a zero la squadra avversaria, poi può succedere veramente di tutto. Ma piccoli passi, si pensa a un inning per volta, un lancio per volta. D'altronde, parole ovviamente anche provenienti direttamente dalla formazione di Forlì, l'obiettivo era principalmente gara 3. Ma certo, fondamentalmente loro hanno raggiunto il loro target, no? Portare il Bollate a gara 5. E chissà, tutto ciò che viene. E arriva salva Cerioni. In decisione difensiva. Eh sì. Ahí vediamo. Una rimbalzante sfugge dal guantone di Britt Vaughn. Fuori. Colto rubando Miriana Cerioni. Non ti convince la chiamata? Non lo so, ero coperta. Ero troppo coperta. Vediamo il replay. Adesso la rivediamo.
assistenza di Fumagalli. Era un finto bunt che di finto aveva gran poco. Effettivamente c'è da discutere. Ci poteva stare anche il salvo, Vediamo le immagini. Poi insomma. Guarda, l'ha toccata adesso. Il pubblico rimoreggia sempre. Sì. Qui. Ci si lamenta del fatto che in gara 3 era stato buttato fuori Luigi Soldi, coach manager di Bollate. Diciamo che per una giocatrice non è il massimo sentire il proprio pubblico rivangare ciò che è successo, perché comunque noi che siamo in, loro che sono in campo sanno che quando finisce basta, è finito, inutile riparlarne all'infinito. Ormai concluso. Abbiamo altri obiettivi ora a cui pensare, quindi una cosa è passata, è finita, basta. Certo. Di solito si dice che i tifosi hanno la memoria corta, però qualche ora la tengo. Da qualche ora dura. È passata solo mezz'ora, mezz'ora, poco più di mezz'ora. Si ricordano ancora. Ecco qua Carlotta Onofri. Punteggio e Giorgia Fumagalli 0-0. Questo potrebbe essere considerato uno scontro alla pari, perché se non erro hanno giocato contro anche in campionato under, o sbaglio? In passato, intendo. Da verificare, ma molto probabile. È molto probabile. La Onofro mi pare abbia fatto anche un anno nei college americani, se non ricordo male. Ma. Mi trovi in castagna, questo non lo so. No, non, purtroppo non ho verificato prima. Gran vantaggio per il battitore. Prende tempo Fumagalli. Un ritardo. Finisce in foul ed è uno strike. 2 per 1 strike il conto sul primo battitore dell'inning. Ti confermo che Carlotta Onofri un anno nel Odessa College 2016. Mi fai paura. Avevo buona, ho avuto buona memoria allora. Arriva una base ball. Sì. Che probabilmente non ci doveva stare. Giocatrice designata imbattuta Sara Zambelan. Sara Zambelan. Ah, bella eliminazione presona. In seconda. Invece una bella giocata della terza base che... Bellissima giocata di Cerioni. Rivediamo il bunt di Zambelan. Cerioni ha avuto un bel riflesso, ma Gano ha fatto una cosa meravigliosa in seconda. Grande presa anche sì. Di Gano che aveva... a cui la palla è rimbalzata proprio pochi centimetri esatto, prima. Esatto, proprio un rimbalzo disagevole, di controbalzo la propria presa. Brave. Poi out avanzato, quindi
un sacrificio che non è servito fondamentalmente. Anche qui si vede, no, l'organizzazione di gioco che dicevamo prima di Forlì, che va oltre l'individualismo, è proprio un sapere dove si trovano tutte le compagne in ogni qualsiasi situazione. Esatto, un pensare prima, un pensare prima cosa fare in qualsiasi situazione. Esatto, esatto. Si aspettano la giocata corta. Vedi come giocano chiusi i corti? I corti intendo prima base, il terza base, giocano molto chiusi, molto verso casa base. Qui il battitore o cerca di bucarli, quindi di spingere la palla. Adesso vediamo se cerca ancora il sacrificio. Sì. Vai in foul. Ecco, qua ci fosse un giocatore con un po' più di esperienza, che sa governare la mazza, vede dei corti così vicini casa base, prova a bucarli. E Marta Chiodaroli è in classe 99, quindi torniamo ancora sul discorso della grande cantera del Bollate Soft. Qui sull'azione avanzata in seconda Zambelan. Conto pieno su Marta Chiodaroli. Battuta in foul, rimane nel box Chiodaroli. Carlotta Onofre inquadrata. Base ball. È un'altra base ball. È un'altra base, esatto. 1 out, 2 corridori. In prima e seconda. Laura Bigaton. Qui coach di terza che dà istruzioni. Bigaton che è una slapper, infatti ha appena animato il movimento. Mancina. Strike. E anche qui la difesa va molto molto dentro il diamante. Situazione un po' complicata per Onofri. Sì. Bigattoni in battuta, una slapper scomoda per la difesa, non tanto un gioco poco chiaro. È andata bene. Foul ancora. Anche qui però si è visto come Forlì era già presente sulla palla. Esatto. Una difesa molto molto reattiva fino adesso. Chiamata molto stretta, eh? Sì, Forlì preferisce fare l'auto in prima. Assolutamente non avrebbe avuto tempo di fare altro. Rivediamo. È strettissimo. Sì. Chiamata non facile, è stato bravo.
E intanto vediamo il corridore in terza di Bollate. Due eliminati e Sarapoli nel box di battuta. Queste leve lunghe, copre bene il piatto. Ah sì. Anoffe se la gioca con un cambio. Si è fatto un po' sorprendere qui. Ma probabilmente poi, no? Sì. Non sembrava così impossibile per lei questa palla. Ball. Logicamente una palla bassa è normale, insomma, certo. Provarla. Auspicabile. Eh sì. Altro ball. Normale che i battitori molto alti di statura fanno fatica sulle basse, generalmente. Generalmente, a parte Kelly Hardy. A lei piacevano tutte. Altro strike. Da qua si vede tre ball, uno strike, battitori e corridori in zona punto. Si vede che Poli non è un terzo, quarto in battuta, quinto. Fosse stato un quarto in battuta avrebbe girato la mazza, l'avrebbe mandata lontano. Gira adesso ma va sulla seconda base. In questo momento Forlì si sta caricando. Eliminato per la via 43 e finisce anche il secondo inning. 0-0 il punteggio. Per adesso Forlì tiene in difesa. Esattamente. Beh. Onofri sta tenendo veramente molto molto bene. C'è anche da dire che vedere Bollate per 9 inning non fare punti, non voglio dire che sia una cosa più unica che rara, ma poco ci manca. Eh già. Torna in campo la difesa del Bollate. Quadrato catcher del Bollate. Giorgio Fumagalli. E nel box Elda Ghilardi, che è il nono battitore del lineup, schierato esterno sinistro. Qui viene chiamato a ball questo lancio. Anche questo. Sì. Qui c'è un una mini visita. Un time out. Magari va a sincerarsi che sia tutto a posto per il suo lanciatore. Giro vuoto un po' di Poli, vediamo se recupera subito. Altra cosa che si dice di solito è che il nono in battuta non deve mai andare in base, se la deve sempre guadagnare. Qui arriva lo strike automatico. Due strike di seguito.
altro giro vuoto ed è uno strikeout. Qui è stata brava la Poli, la situazione non era di certo delle migliori con tre ball. Beh, la mini visita ha avuto i suoi effetti. Sì, assolutamente. Sul nono imbattuto poi ci sono varie scuole di pensiero, alcuni dicono deve essere un secondo line up, un secondo lead off. Sì, certo. Alcuni dicono no, è perché è l'ottavo che deve essere il più debole. Poi e si ricomincia. Sono per la prima che hai detto. Il nono è un secondo lead off. Cornigano intanto. Uno strike per Sarapol. Swing a vuoto. Tocca Gano, ma è out al volo. Lara Buglia. Vediamo adesso Elisa Grifagno cosa riuscirà a combinare. Qui ha girato, ha fatto un swing completo, in foul. Slap a vuoto. Oh, ancora viva. E ci prova il Grifani, giustamente. Giustamente. Il volo Elisa Grifagno e si chiude. Tre battitori, tre out per Sarapoli. Dopo la prima sbandata iniziale ha ripreso il suo standard. Rimessa in carreggiata. Esatto. Ecco qua l'eliminazione al volo di Laura Bigaton. Parte bassa del terzo inning, bollate in attacco e ricomincia il line up. In battuta Britt Vong. Senza nulla togliere alla prestazione di Bollate finora, ma Forlì sembra aver preparato questa partita nei minimi dettagli, proprio perché finora errori praticamente zero. Esatto, prestazioni senza sbavatura fino adesso.
sì, danno l'impressione di aver lavorato veramente molto molto in settimana. Soprattutto gara 2 avrà dato molto materiale, insomma, a Cagliisto per illustrare alle sue ragazze cosa fare, ma soprattutto gli errori da evitare. Certo, certo, infatti. Gira subito Von, che viene eliminata, e questa è un'eliminazione molto importante. È un tipo di eliminazione che carica un sacco il lanciatore. Probabilmente non si aspettava una palla interna, l'ha sempre giocata esterna, è sempre stata giocata esterna anche in gara 1, voglio dire in gara 3, e probabilmente non si aspettava un lancio interno. È quello che è successo però a Vonk giustamente in gara 1, come sottolineavi tu settimana scorsa, e da quell'eliminazione lì poi non è più riuscita proprio a rientrare in gara. Quindi vediamo cosa accadrà stasera. Anche per chi riceve, fondamentalmente un'eliminazione del genere può pesare comunque dal punto di vista psicologico. Assolutamente sì. Qui scappa un po' alto questo lancio. Meglio troppo alto che in mezzo. Sarebbe stato alto anche per Sara Poli. Tocca la Buila, eliminata il volo da Elisa Grifagno nei passi della linea di foul. Un passetto per volta, eh? Hai visto? Piano piano. Eccola qui. Anche non troppo piano, vabbè. Due atlete, due eliminazioni. E tre lanci. Quattro, quanti sì. Ne ha fatti? Alice Parisi adesso. Comunque per chi ha visto soprattutto gara 2, la crescita dell'Onofri, la crescita mentale soprattutto dell'Onofri è incredibile. È stata una settimana d'oro per lei probabilmente, di studio della partita. Può essere che sì, c'è stato tanto lavoro durante la settimana, ma torno a ripetere che comunque quando hai gente giovane a disposizione, la bellezza delle giovani è questa, che cancellano i fallimenti, gli insuccessi molto rapidamente. E possono alternare prestazioni inspiegabili con cose fino ad ora altrettanto inspiegabili. Sì. Che dici, ma chissà. Intanto abbiamo due strike e un ball. Con due out già in saccoccia. È una situazione non semplice per Alice Parisi. Certo. E due auto non indifferenti, prima e seconda. Sì. Come la giochereste al posto della Parisi? Se fossi la Onofri? No, se fossi la Parisi, che tattica avresti? Ma guarda, in battuta io sono sempre stata dell'idea che non è che devi pensare tanto. Devi stare lì, essere disciplinata, girare le palle che ti piacciono, anche se sono ball, ma tu le prendi piene. Sai, ero veramente un battitore atipico, nel senso che non pensavo tantissimo. Grosso rischio della Parisi in questo momento. Eh sì, conto pieno. È un ball. Battuta è anche e soprattutto istinto. Quindi. Alla fine non mi hai risposto. Tocca in diamante la Parisi, Gano fuori, assiste in prima ed è la terza eliminata. Finisce il terzo inning. Io vi dico che dopo tre inning, lo vedete anche voi, siamo 0-0, ma Forlì ha battuto due valide e Bollate 0. Significativo. Vorrei chiedere adesso, non possiamo fare un sondaggio, a chi se lo aspettava dopo aver visto gara 2. Già, sì. Si sta scaldando a Cecchetti con la mazza, forse pinch hitter per qualcuno.
Comunque durante una serie finale, sai, ci sono delle dinamiche veramente molto molto strane. I pronostici si possono fare, ma fino ad un certo punto, perché poi va ad accadere un qualcosa che non riesce a darne alcuna spiegazione. Il Bollate che sta girando male la mazza, perché fondamentalmente, l'abbiamo detto anche nella gara precedente, a parte la Vonk, tutte le altre non hanno girato bene questa mazza, non hanno avuto il contatto sulla palla, non sono state produttive. Il Forlì invece, squadra molto compatta, che sta crescendo di inning in inning, è una... Bollate potrebbe sentire la pressione di dover far punto a tutti i costi. Dovere assolutamente vincerla. Primo sì, assolutamente vincerla, ma anche mentalmente di dire: ma noi questa qua la stravinciamo. Certo. Vedi che non ci riesci. Sovraccaricarsi di cose che in realtà non esistono, perché l'importante è vincerla. Punto, con un punto, con 10, con... vinci, intanto batti. Di certo cercare di superare questo muro eretto dalla difesa di Forlì, come dicevi te, insomma, in casa, con la consapevolezza di dover vincere e con uno storico che dice, insomma, di aver vinto con una manifesta gara 2, è sicuramente una situazione psicologica, certo, molto delicata questa. Sono tutte cose che vanno a pesare sulla mazza e quindi non è facile. Come pur vero che poi basta un niente per, se ne sblocca una, si sbloccano tutte le altre. Come spesso accade. Sì. E sarà poi che si ripete, insomma, anche turno precedente, 3 ball e poi 3 strike. Ma sai, questo è un battitore da prendere con le pinze. Faltina. Chiamato lo strike. Gira in foul. Sì. Vediamo cosa tira con il pieno. Ora ha tirato, mi sembrava un rise, se non ho visto male. Sì. Vai. Ed è valida di Cidester. In anticipo, bella, aggressiva, tosta. Un signor battitore. Non per niente il terzo in battuta. Palla è rimasta un po' lì, eh. Zero fuori. Corridore in prima. E cosa farà Ricci? La Ricci? Metterà la palla in gioco per permettere la corsa della Cidestra. Vediamo. Ed è un bunt. Bellissimo, tra l'altro. Bellissimo. Scappa la palla dalle mani. Salvo anche il corridore in terza, arrivi in terza, manda Cidester. Che corsa! Salva anche Beatrice Ricci in prima. Ricci, attenzione, si è un po' addormentata in prima, posso dirvelo? Sì, doveva girare la seconda. Sì. Non si aspettava neanche lei, forse, no, dell'indecisione, no, di, sì, Bollate. Probabilmente no. Però questo errore da parte di Bollate forse è proprio lo specchio di questa partita. Chi la prende non la prende, non nessuno. La prende nessuno. È l'errore che fanno spesso gli angoli quando entrano sui bunt dritto per dritto. Si deve entrare sempre in diagonale per coprire i corridoi. Comunque non ce ne vogliono le ragazze di Bollate, ma questo è proprio il classico esempio di quando non sei entrato tranquillo in partita, sì, e non sei tranquillo. Bravo, esatto. Loro, il Forlì sta facendo il suo compito, quello che doveva fare, quello che gli chiede il suo allenatore. Bollate sembra abbia perso le sue certezze, no? Sempre stata una squadra molto solida, molto tranquilla. Rivediamo qua l'errore. Ora ha perso un po' di certezze.
difensivo, Forlì. Era la Perricelli con una... Correggimi se sbaglio, questo è un errore più che altro anche mentale più che tecnico. Assolutamente, perché, assolutamente. Di chi era quella palla, secondo te? Di prima base. Errore della Perricelli. Intenzionale. Base intenzionale. Visto e considerato come che contatto ha sulla palla in questa serie finale la Cacciamani, forse è meglio farla accomodare, no? Sì, mi sembra una scelta saggia. Eh sì. Però basi cariche. Basi cariche e zero fuori. Vediamo adesso che succede. Se farà lo stesso azzardo di gara 3, se metterà giù un bunt. Sicuramente potrebbe essere un momento di svolta della partita. Da come si sbraccia il manager di Forlì, secondo me gli ha dato semaforo verde, poi magari. Boh. Magari era una finta. Basta una volata, strike. Fosse facile, dici. Carlotta Onofre inquadrata, anche perché qui i rischi sono veramente tanti, non essendoci neanche uno out. È stato il bando. Questa è una di quelle situazioni in cui il difensore deve in modo assoluto prepararsi prima alla giocata, pensare prima che deve fare. Gira. Ha dormito il secondo base. Qui c'è un'indecisione clamorosa, poteva fare un doppio gioco difensivo. Comunque, punti non entrano e arriva un eliminato. No, un offro. Situazione fotocopia adesso con Veronica Onofri a ricevere. Chiamato lo strike. Qua era strike. Qua i battitori devono essere molto più aggressivi. Molto più aggressivi. Questo è un lanciatore che non ti fa vedere tanta palle, tante palle. Tentativo di squeeze. Beh, qui Forlì deve cercare di portare il punto a casa in tutti i modi. La situazione è troppo ghiotta per farsela sfuggire. Assolutamente la palla deve essere messa in gioco. In una qualche maniera. Che rischio Fumagalli. Rivediamo. Coperto. Questo qua va meglio. Ed è un'altra eliminazione al volo. La fotocopia. Identico al gioco di prima. Rimangono le basi piene, ma due o no per eliminare. Vediamo la Cerioni adesso. Prima in fallo.
Buona aggressività della Cerioni nel box. Anche Cagliisto capisce che la situazione è molto, molto importante da portare a casa. Già. Però non ci vuole anche i due out. Qua adesso serve una valida. Viene eliminata al piatto Mirjana Cerioni, bollate si salva da una situazione molto pericolosa con tre giocatrici in base e zero eliminati. Punteggio invariato 0-0 a metà della quarta ripresa. È incredibile pensare che sia Bollate ad essersi salvata da una situazione del genere, certo, pensando soltanto a quello che abbiamo visto in gara 2. Sì, è proprio vero. E lì in mezzo ha veramente una regina che sta lanciando. Ha chiuso un inning veramente difficoltoso. E l'ha chiuso alla grande, ha comandato lei e ha fatto girare quello che voleva lei agli avversari. Questa potrebbe essere una situazione di sblocco, passata la paura. Chissà. Esatto. Forse per Bollate potrebbe essere un wake up call. Sì, magari arrivare vicino. Arbitro di casa base, Denis Codarini. In gara 3 era Gianpaolo Pelosi, ricordiamo anche gli arbitri. In prima base Gianluca Magnani, mentre Gianpaolo Pelosi in terza base in questa gara 4. Si parte con la Pericelli, eh? Primo strike con la battuta in foul. Succedendo qualcosa. Sì, praticamente uno del pubblico ha acceso un lampeggiante che alle ragazze in campo provoca dei fastidi. Sì, esatto. Siccome la palla non viaggia piano, è meglio vederci bene. No, viene chiesto di spegnere uno. Ecco il lampeggiante, un fumogeno lampeggiante. Sì, sì, ma adesso attenzione. Ecco, è stato rimosso. No. Oh. Si può tornare finalmente a giocare. Senti, usciamo un attimo dalla partita nuovamente, torniamo, sì, a parlare del tuo ruolo all'interno della federazione come team manager dell'Under 19. Come lo vedi il movimento azzurro, visto che ci stiamo avvicinando al 2020, no? Alle Olimpiadi. Abbiamo dei buoni prospetti, degli ottimi prospetti. Noi stiamo lavorando un sacco per far crescere queste ragazze a livello internazionale. Certo, sarà tostissimo, sarà molto difficile in quanto i posti disponibili per le Olimpiadi sono veramente molto pochi. Ed è inutile nascondersi dietro un dito, davanti a noi ci sono nazioni forti, fortissime. Tanto è stata eliminata Pericelli. È stata messa strikeout. Sì. Visto che tu hai avuto il piacere, insomma, di poter rappresentare l'Italia a due edizioni dei Giochi Olimpici,
cosa vuol dire fare l'Olimpiade per un atleta che fa uno sport come il softball, che magari in Italia non ha la vetrina che meriterebbe? Ma io, allora, prima di tutto penso che raggiungere un'Olimpiade sia il sogno di chiunque qualsiasi faccia sportivo. Sport, che sia agonistico, che sia amatoriale. Ma la cosa in assoluto più forte che abbiamo sentito, uso il plurale perché si era proprio una squadra in entrambe le occasioni, coesa, forte, insieme, stavamo veramente vivendo un'esperienza indimenticabile. Il fatto di sentirsi uguali, permettimi il termine, con gente che di solito vedi solo la televisione e dici: caspita, ma allora sono anch'io un atleta di quegli salari. Non lo diciamo che giochi olimpici erano. Ma certo, lo diciamo? Con orgoglio. Sydney 2000 e Atene 2004. Intanto altra eliminazione. Altra eliminazione al volo in foul. E l'entusiasmo di Forlì in questo momento è alle stelle. Ah sì. Sara Zamberan con due eliminati. Altro giovane prospetto, classe 98. Ma tra tutte e due le squadre età media molto bassa. Esatto. Età media molto bassa soprattutto tra le italiane. Le italiane? Sì. E questo è chiaramente uno strike. Secondo strike, due out. Situazione molto delicata per Bollato. Battitore in netto svantaggio. Cambio. Ed è lo strike out. E dopo quattro riprese complete siamo ancora 0-0. Partita molto molto stretta. Direi quasi giocata sui nervi. Cosa dite voi? Perché assolutamente. La tensione si sente. Esatto. Gloria alle difese comunque. Assolutamente, sì. Sì. Sono viste delle gran belle cose. Alcune indecisioni da parte del Bollate. Ma recuperate prontamente. Da buona squadra qual è? Visto che non si possono scommettere soldi, scommettiamoci una bottiglietta d'acqua, su chi la punteresti tu? Sai che mi stai chiedendo, stiamo parlando del sesso degli angeli, nel senso, qua esponiti, dai, 51-49. No, guarda, è veramente un episodio, qua si parla di episodi, perché ti ripeto, Bollate, ora, in questo momento è solo Sara. Nel senso che si sta basando tantissimo sul suo lanciatore, l'attacco non sta aiutando molto il lanciatore. Forlì invece sono tutti con Onofri, tutte lì vicino a lei, e tutto quello che possono fare in attacco cercano di farlo, quindi è veramente un testa a testa che sarà risolto probabilmente da un episodio. Quindi anche in questo caso non mi hai risposto. Non ti ho risposto. Ottimo. È giusto così. Concordo assolutamente con la valutazione. Pensavo con la non risposta. Vabbè, stessa cosa. Sicuramente sarà probabilmente per una virgola finirà. Guarda che ecco roba. Guarda cosa ti ha combinato. Elda Ghilardi. Non in battuta. Non è in battuta, che può essere un lead-off, si diceva, no? Esatto. Un bunt spinto che è andato a finire dietro la prima. Che ha preso questa traiettoria che ogni allenatore vorrebbe se ha la squadra in attacco. Nella terra di nessuno. E si ricomincia. Kurt Nigano, questo è un bunt più tradizionale, ma finisce in foul.
guarda come gioca per la squadra il battitore americano, che magari potresti dire, beh, lasciale la mazza in mano, è americana, vedrai che, e invece è bello questo, no? Si sacrifica come tutte gli altre. Bolta. Terzo lancio per Sara Pauli. Swing a vuoto. Un volo e due strike. Due ball, due strike. Quinto lancio. Bell'angolo. Ha colpito un bell'angolo la Poli. Guarda che bellezza. La Cano si è dovuta difendere. Cambio. Swing a vuoto. Primo eliminato. Ed arriva Elisa Grifagno. Bella palla, cambio basso, assolutamente. Lancio micidiale, un effetto credo sia il più decisivo. Mette la palla in gioco Grifagno. Salva tutto. Salva tutto. Non era sulla base. Salvi tutti e due i corridori. Adesso vediamo replay, ecco lo slap di Grifagno, Pauli prende. Ha fatto una bellissima difesa Pauli. Eh sì, non era sulla base il primo difensore. La Pericelli. Ancora lo slap di Grifagno. Non aveva il piede appoggiato Pericelli. Andate a cercarla dopo, ma sono le difficoltà in cui ti mettono gli slapper. Rimani lì un po' mezza via, non sai mai se ci deve andare il seconda base, il prima base, anche lì ci vuole un'intesa non indifferente. Ma d'altronde è il loro lavoro. Ha raggiunto l'obiettivo. Corridore in prima e seconda, un eliminato e Amanda Chilester nel box di battute. Probabilmente ora l'allenatrice del Bollate ha chiesto tempo per sentire come sta Sara, sapere se se la sente di giocarla oppure no, prendere una decisione di questo genere, la passiamo, la giochiamo, cosa dite? Lì dipende molto dallo stato d'animo del lanciatore di quel momento, quello che no, si sente. Viene passata. Scelta condivisibile. Assolutamente. Sì, sì, sì. E basi piene. Nuovamente viene da dire. Sì. Forziamo il gioco a casa per un'eventuale battuta in diamante, forse più agevole, casa 1. Ci togliamo di torno un battitore un po' scomodo. Anche nell'inning precedente, basi piene con Beatrice Ricchi a ricevere. Stai che il primo lancio. Battuta in foul. Gran vantaggio per il lanciatore.
sì. Ball, questo una bella palla, bellissima palla, molto vicino, ma poteva ingannare il battitore, sì. Bravo catcher, gran presa, se sfuggiva qua arrivava un punto, eh sì. Quinto lancio, ecco, e tocca Ricchi, è una valida destra e segna Forlì un punto, ne segna due. Due punti per Forlì con un doppio di Beatrice Ricchi, e qua si sono sovvertite tutte pronostici eccetera. Bellissima battuta in campo esterno, in campo opposto, proprio perfetta. E Ghilardi che urla mentre arriva. E la Grifagno a seguito. Squeeze. Attenzione, un altro punto. Altro punto. E attenzione. E sono quattro. Bollate nel pallone totale. Bollate in confusione, ma questa era veramente imprevedibile, questa situazione. Ecco qua. Cacciamani che mette a terra il bant. C'è un'altra assistenza sbagliata. E... imprecisa, sì. E Forlì in gara 4 con lanciatrice italiana contro lanciatrice straniera si trova in vantaggio 4-0. Viene quasi da chiedersi se ci fosse stata l'Outul, vero che con i secoli ma non si può fare la storia, però mio nonno mi diceva se tua nonna avesse le ruote sarebbe una macchina sarebbe un caretto, un noi caretto, siamo sai veneti, quindi parlavamo prima di episodi. Eh sì. E non è ancora finito. Non è finita. Non è proprio finita la partita. Sì. Quindi ragazzi. E qua c'è un'altra valida. Attenzione qua. Oh. Eccesso di zelo della Vonk, stava combinando un disastro, Quindi abbiamo un eliminato, corridore in seconda, corridore in terza. E Onofri. Veronica Onofri. Prendere. In battuta. Sta concedendo parecchio. Sta tenendo la palla troppo dentro. Sì. Ad un'altezza pericolosa. Prima negli inning precedenti lanciava molti più rise. Ok, dobbiamo fare così per richiamare all'ordine la poli. Strike immediato. Ma è la locazione, l'altezza che è importante. Questo era l'altezza ginocchia, quindi vedi? Vedi che sta cambiando. Terzo strike. Swing and a miss. Arriva il secondo eliminato. E ora per Bollate l'obiettivo è limitare i danni in questo inning, perché uscire. Sì. Guarda che cattiveria nello swing delle ragazze di Forlì. Anche gli occhi, guarda.
avevano una cattiveria agonistica in questo momento che... Bella palla. Ball. Forse è giudicata troppo interna. Certo è che per quello che si è visto finora è anche difficile riuscire a trovare consigli o soluzioni da poter girare al Bollate. Sì, Forlì sì, ha disputato finora una prestazione incredibile. Sì, Forlì è stato perfetto in tutto finora. Finora veramente ha giocato una serie, se lasciamo da parte gara 2, non ineccepibile, cioè non puoi dir nulla. Bollate in questo momento manca un po' del fattore attacco e sai, se non fai punti... Oh, no. Peccato, se lo meritava. Dalla corsa che ha fatto se lo sarebbe meritato. Rientrano sulle basi le giocatrici del Forlì. Gira ancora Cerioni, arriva Perricelli in foul, terza eliminazione al volo, e finisce la prima parte della quinta ripresa. Un incubo per Bollate. Eh sì, è stato proprio un inning nero. E adesso la situazione per Bollate è veramente critica. Eh sì. Speriamo non si facciano prendere dalla frenesia le ragazze del Bollate, non comincino a girare qualsiasi cosa di giallo passi di lì, ma che continuino ad avere una certa disciplina nel box di battuta. Possono ancora recuperare, c'è lo spazio, c'è il tempo. Tutto sommato, sai, fossi il loro allenatore direi, ragazzi, insomma, c'è sempre un lanciatore italiano dall'altra parte che ci ha concesso in gara 2 parecchio. Parecchio, valide, quindi... È una partita che si può ribaltare, insomma, ecco. Certo che si devono un po' smuovere da quel torpore. Sì, bisogna cambiare registro. Montanari probabilmente in questo momento vorrebbe mangiarsi la rete dall'adrenalina che ha addosso. Calisto Socamiar, manager cubano del Forlì. Probabilmente stasera è il valore aggiunto per Forlì. Ma lui ha quella fantasia che solo i cubani mostrano di avere. Nelle giocate jolly che nessuno si aspetta mai. Senza nulla togliere ovviamente alla famiglia Soldi, che è da sempre portatrice, insomma, di... della storia del softball, però in questo momento Calisto sembra avere quel qualcosa in più. Allora, diciamo che fondamentalmente Calisto ha una squadra che sta applicando alla lettera ciò che sta chiedendo. Si ritorna in campo e Greta Cecchetti. Eh sì. Pinch hitter. Batte per Chiodaroli. Vediamo se questa mossa potrà dare un po' di spinta al Bollate, che deve recuperare 4 punti. Giustamente prova un po' a mischiare le carte per vedere se riesce a trovare una soluzione. Ormai bisogna giocarsele tutte. Arrivato un ball,
Questo è uno strike. Questo è uno strike. Eh sì. Esterna. Gran bella palla. Molto molto bella. Fossi io in pedana sarei un po' rattristita da questa chiamata. Molto vicino. Sì. Un po' bassina, via ma. E questo invece. Sembrava un po' la fotocopia di quello di prima, però. Due ball, due strike. E questo è uno strikeout. Gran palla di Onofri. Onofri sta giocando veramente una partita da veterana. Laura Bigatton nel box di battuta. Bolli il primo lancio. È scappata. Swing a vuoto. Sì. È scappata dalla palla. Questa volta gli è scappato. Un po' scontrollato questo. Ci può stare, insomma, dopo. Meglio abbondare che difficile. Sì, 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 sì. Che bella palla. Oh, cosa ha fatto? Grande Cerioni. Bravissima. Anche se Gano era lì in agguato, non so se avete notato, era praticamente, le faceva l'ombra. Rivediamo. Fosse passata questa palla di là di Mirianna, sarebbe arrivata salva, sì, 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 sì. Doveva assolutamente tagliarla lei, come giustamente ha fatto anche un bel tiro in corsa. Tecnicamente nulla da dire. Cerioni in questa partita, ma anche prima, ha un'attitudine incredibile. Quelle palle che passano lì se le mangerebbe. Sì, sì, vero. Ah, un altro cambio, attenzione. Un'altra pinch hitter, sì. Boh. Al posto di Sara Poli? Sì, sì. Giustamente Bollate sta cercando di giocarsi tutte le sue cartucce, giusto che sia così. Probabile ci sia un cambio di batteria, cosa dite? Nel prossimo inning? Ma no, difficile. Secondo me Poli finirà la partita. Beh, se ci fosse a livello psicologico per la Poli non sarebbe proprio positivo. Al contrario, per Forlì sarebbe una bella dose di fiducia. Ah, sì. Ulteriore. Base blu. Questo oserei dire che è un altro momento chiave. Ah, sì. Quinto inning, due fuori. Britt Vonk. Se ne escono indenni, sono. È una buona cosa per loro. Vediamo un po' la strategia sui lanci su Briton. Poi era un ball molto alto. Posso dirti?
dimmi. Avanti di 4. Avanti di 4. Io lancio questa cosa che se la vuoi battere la batti, se no per me puoi anche andare in prima. Questo è buono. Due ball e uno strike. Attenzione, scappa la palla dal guanto di Maroni. Io la manderei adesso, guarda te. Con la prima libera. La farei sicuramente accomodare. Beh, e infatti, infatti. Hai un futuro. Lara Buila imbattuta. Sì, ha bisogno di un po' di tranquillità. Questo è un time out psicologico per il lanciatore, ha bisogno di essere rassicurata. Comunque sicuramente le starà spiegando che tanto non è niente di che aver dato base e avere due persone sulle basi in questo momento con due out, di pensare a questo battitore e di giocarsi con intelligenza questo battitore. Sembra comunque esserci serenità anche nel gruppo di bollate, nonostante le difficoltà. Abbiamo visto adesso dalla riunione tecnica, diciamo così, che comunque non traspariva troppa tensione, ecco, nelle facce dei ragazzi. Certo, certo. Comunque ci sono ancora training da giocare, quindi sono tre turni in attacco che certo non si possono buttare fuori da una finestra, ecco. Gara Buila. Qua ancora un lancio molto alto. Questa è sintomo di nervosismo un po'. Basi guadagnate dal bollate adesso. Ogle in base 3. Pronta a scattare. Qua potrebbe venire fuori l'inesperienza di Onofri. Il fatto di non saper gestire un momento di tensione. Cosa che si è palesata poi in gara 2, mentre finora qui non c'è stato motivo, insomma. Esatto, per demeriti del bollato, fondamentalmente non l'avevano mai messa sotto pressione in questo modo. Questa è la prima grande occasione che hanno le ragazze del bollate. E siamo a tre ball. C'è la possibilità di regalare una terza base per un gioco ipotetico. Poi esatto, in questo caso fossi Lara non girerei la prossima palla. Attenzione, perde ancora, ma non avanza. Buona scelta corridore. Comunque, era talmente vicino alla palla che non so se sarebbe arrivata salva. Sì, probabilmente è la scelta giusta questa, sì, avere sì, tutte sì, le basi coperte e provare a giocarsela adesso. Cerioni è andata come un fulmine su casa base. Se gli attaccate una spina, sì, si sì, carica sì, qualsiasi cosa, proprio esatto, dal cellulare, esatto, il computer. Sì. Probabilmente la strategia di bollate in questo momento è caricati di uno strike. Dal momento in cui Onofri è molto fallosa, fa fatica a ritrovare la sua area. Lasciala lanciare. Esatto, il cosiddetto lasciala lanciare. Tocca Parisi, Grifagno. Oh, non serve il tuffo in prima di Parisi. Viene eliminata ed è il terzo out. Si salva anche Forlì. Una situazione di pericolo. Finisce il quinto inning, Forlì in vantaggio per 4-0. Allora, bollate a due inning per recuperare, Forlì è a 6 out.
dalla vittoria. Parisi ha avuto un po' fretta, assolutamente, è arrivata scarica sulla palla, ha avuto veramente troppa fretta. Qui addirittura si è tuffata per arrivare prima, ma non è servito. Tra l'altro è anche pericoloso perché sì, le braccia sotto. Avevate ragione voi? No. 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 Non si tira giù una ragazza come Sara Polla. La pedana. Io personalmente le do sempre ragione. Beh, diciamo che a due inning dal termine sì, poteva anche starci il cambio sul monte, però non, è difficile che potesse portare una svolta. Sì, no? A che pro, esatto. Sì, è vero. Chi è che aveva parlato di un possibile cambio sul monte? Tu? Io. Bocciato. Mi assumo la responsabilità. Dai, ti rimandiamo, tranquillo. Avendo visto i due pinch hitter che erano entrati, ho detto bah. Ma no, Greta non aveva altri out da fare. 21 Bocciato. Ne aveva fatti. Giusto. Quindi. Si ricomincia il turno dell'inning dei quattro punti, o sbaglio? Era partita Ghilardi con uno spinto, sì, vero? Sì. Esattamente. No? Sì. Due ball. Primo strike per Sara Poli. Quarto lancio. Ball. Sara Poli che poi alle sue spalle ha una carriera lunghissima e straordinariamente variopinta, perché ha giocato veramente in tantissimi posti e ha potuto ovviamente assaporare diversi stili di softball. Esatto, poi più giochi ad alti livelli più la tua prestazione ne giova, no? Assolutamente. Guadagna la base Elda Ghilardi. Buon occhio. Le indicazioni di Stiglio, stiamo cercando di capirle. L'importante è che l'abbia capita la Gaino, e pare che l'abbia capita. Perché è una valida. Eh sì. Gira in terza. E gira in terza Ghilardi. Attenzione. In seconda Gano. Buona copertura della Poli. Poi quando arriva la fiducia. Esatto. Rivediamo lo swing di Courtney Gano, una radente che buca la difesa. L'interbase era forse troppo spostata verso la seconda, aspettandosi una rubata. Ha lasciato scoperto un buco pazzesco sull'esterno sinistro. Grifagno con la prima base libera. Il corridore in seconda e terza. Ball. Si è un po' spento Bollate in difesa, non parla più nessuno. Hanno un po' perso la fiducia. Gira una valida per Grifagno e quinto punto per Forlì. Eh sì. E qui ha fatto uno swing pieno, se ho visto bene. Lo rivediamo.
Sì. Di palla troppo dentro ancora. Valida a destra, a sinistra, scusate. E adesso arriva la C-Dester con altre due basi. Un corridore agli angoli. Sì. E nessuno eliminato. Qua piove sul bagnato. Bollate. Serataccia. Non mi stupirei se la mandassero, però tanto ormai dici giochiamocela. Bella palla. Boom. Swing a vuoto. Insieme al Bollate si sono spenti anche i tifosi del Bollate, perché in questo momento si sentono solo ed esclusivamente quelli del Forlì. Sì, 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 sì. Ecco, i quattro punti di prima hanno un po'... sono stati un po'... Una bella bastonata. Sì, sì, vero. Orco. È un'altra valida... Una mazzata, ragazzi. Una poderosa mazzata di Amanda C-Dester. Sesto punto per il Forlì. Con una gaino. Guardate la carica di Courtney Gaino. Tabellone per un momento aveva dato il punto a Bollate. Questa era in effetti una battuta difficilmente prendibile, da come la potenza che ne... con la quale ha colpito la palla il battitore del Forlì. Io ho parlato di valida, ma non ho ancora visto cosa ha deciso il classificatore ufficiale. Chissà cosa ha deciso, ma... era molto forte, sì, molto violento. Sì, 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 sì. Non so, qualche secondo dovremmo saperlo. Qua continuano a grandinare le valide. Ed è, si arriva a 7. Elisa Grifagno segna il punto numero 7. La Poli è ufficialmente tramontata. La Poli è ufficialmente cotta, ragazzi. Sì. Potrebbe valutare la sua discesa. A questo punto aveva ragione Davide. Davide, gliel'hai tirata? Meglio non farlo sapere. Ma dalla panchina dicono sta tirando troppi pochi ball. Cacciamani. Sette a zero manifesta, signori. L'andamento è assolutamente inaspettato. Ah, sì. Qua parlavano tutti, domattina. Palle rotonde. E qui tutti sfugge l'ottavo. Tutti sanno. E arriva il punto numero 8. È ancora corridore in seconda e in terza. E nessuno eliminato. Non sono d'accordo sul lancio pazzo. Il ricevitore ci è andato veramente molto male. È andato in controbalzo, invece doveva fare assolutamente un blocco. Ha persone sulle basi, devi fermarla in assoluto quella palla. È un corridore in terza, non ti puoi permettere di fare un controbalzo. Andrea Montanari e comunque siamo 8-0 per Forlì a metà della sesta ripresa. Ed entra la Montanari al posto di Carlotto Onofre. Segnalo anche comunque, fino alla quinta ripresa c'erano già 5 errori difensivi del Bollate.
è stata aiutata troppo poco. La difesa non l'ha supportata, l'attacco ancora peggio. Foul. Comunque Sarapoli sta concedendo molte, molte battute, molte prime battute. Sono andate tutte al, al contatto, sì. Giocatrici di Forlì tutte. La mettevano in gioco, poi da lì si fai presto a far scaturire singoli, insomma. Mette a terra la battuta Andrea Montanari, arriva l'auto a casa. Il primo out. Possiamo anche dire che forse gara 3 è rimasta nella testa del Bollate un po' troppo, forse. Attenzione, una lunga battuta presa al volo. Brava Buila. Da Buila. Ma arriva comunque il punto. Troppa indecisione ancora. Ilaria Cacciamani va a segnare il punto numero 9. Ti do una chiave di lettura un po' diversa. Forse il Bollate è troppo sicuro di vincere gara 4, ma tanto adesso la, ma tanto adesso arrivano i punti, ma tanto adesso arrivano, poi non sono arrivati, non lo so, forse, chi lo sa. Sì, se unisci questo al fatto che comunque Forlì sta facendo veramente una prestazione maiuscola sia in attacco che in difesa. Anche adesso notavo la corsa sulle basi, molto, sempre molto aggressive, e sono sul 9-0, comunque sì, non mollano, non mai, non no? Non mollano un centimetro. Esatto. Ma come fa una squadra, secondo te, a passare dal perdere 7-0 per manifesta a vincere in questo momento 9-0, poi vedremo come finirà? Ah, sono le finali. Ogni partita è gara a sé. Consideri che poi, tra l'altro, sai già di partire svantaggiato perché hai una pedana di lancio che... sulla carta è più debole, e quindi trovi dentro di te quell'energia, quella forza, quella cattiveria agonistica. Pedana di lancio a te sfavorevole sulla carta, soprattutto stasera, direi, perché nella realtà nessuno mai potrebbe averlo, vero, nella realtà immaginato. Intanto arriva il terzo out, lungamente atteso da Bollate. Sì. Beh, ma allora ti faccio io una domanda: chi avrebbe mai detto che Forlì raggiungesse la finale invece del Bussolengo? Vabbè, certo, assolutamente. Vero anche questo. Il softball è bello perché è così. Ma probabilmente è stata quella la chiave di volta di Forlì, quella vittoria lì. È... può essere che abbia dato una fiducia tale. Sai, comunque sconfiggi la formazione campione d'Europa che ti ha battuto nelle ultime due finali. Che è la favorita. La favorita dall'inverno. Non ti dico dalla regular season, dal precampionato. E lì proprio acquisisci, secondo me, sicurezza tale. O meglio, fiducia. Dici, beh, ma allora forse... ce la possiamo giocare. E poi c'è comunque un lavoro settimanale... non indifferente, perché comunque si è visto che hanno preparato la partita nei minimi particolari, che insomma, poi ripeto, Bollate non si discute, perché Bollate, se tu vedi negli anni, lui c'è sempre, e le giocatrici non sono sempre le stesse, certo, però sono tutte italiane loro, quindi bene o male non so se riesco a c'è spiegare, un ricambio, certo, costante, ma loro è tutta roba loro, no? E c'è sempre. Hanno sbagliato oggi. Sì, fondamentalmente hanno sbagliato una partita in stagione. Chi mai può dire che una Greta Cecchetti perda due partite in una serie finale? Ma quando mai? Poi una volta che togli delle certezze, fai presto a perdere fiducia. Inizia la parte bassa della sesta ripresa. Qua o fanno tre punti o è finita. Eh sì. Esatto.
due ball, tre, hai perso il conto. Ma arriva il primo strike. Alza un pop. Qua vado io, vai tu. Problemi di comunicazione. Assolutamente del seconda base questa palla. In modo assoluto. Vediamo cosa gli viene assegnato dagli scorer. Qui indecisione sul primo battitore. Giusto per coloro che amano le statistiche, la stessa finale del 2008 e al momento sembra che si stia indirizzando anche verso lo stesso risultato. L'anno successivo a quello di cui parlavamo all'inizio della nostra serata, in cui vinse Legnano e in cui in campo c'era qualcuno. Oh sì, ricordo quella partita, sì. Ricordo anch'io perché alla fine ho dovuto intervistare la vostra lanciatrice cinese, è stato abbastanza drammatico. Perché tu non parli cinese. Esatto, purtroppo. E lei non parlava neanche lei cinese, non si sa cosa parlasse. Infatti. Ci passai una settimana durante la Coppa dei Campioni, vittoriosa, a Praga. Ti giuro, fu una settimana, non lo so, indimenticabile. Io che chiacchierò anche con i muri, lei che non capiva niente, però faceva finta di capire, povera. Probabilmente si meravigliava del fatto che tu parlassi con i muri. E mi chiedo il manager come facesse a comunicare con lei. Vabbè, il manager era Armando, quindi Davide. Allora. Armando comunica con chiunque in qualsiasi modo. Oh, scherzi. E intanto qua ci sono due basi cariche. Già. Attenzione, io non vendiamo magari la pelle dell'orso prima di averlo preso. Qui Onofri ha proprio bisogno delle sue compagne che la tengano in partita, che le facciano capire che basta fare l'out facile. Out facile, farle cose facili. Che nulla è cambiato rispetto a prima. Distinto chiamerei tempo. Fondamentale fare un out adesso. Assolutamente. Infatti. E infatti, ribadisco ancora una volta, hai un futuro. Tempo chiesto dal manager Calisto. Non mi stupirei, ecco, lo stavo dicendo. Giuro che giuro, cambio. Non stupirei se Zanotti andasse a lanciare. Ho visto che ha fatto un segno. Cosa già accaduta in gara 2. E infatti. E comunque questa era la prima valida concessa da Onofri nella partita. Quindi l'hanno classificata valida? L'hanno classificata valida. Il pop alto. Al numero 19 vediamo. Vediamo come si comporterà Matilde Zanotti, che anche lei in gara 2 invece aveva patito molto la pressione del momento e non era riuscita
a dare quella svolta che serviva a Forlì. Infatti Cagliisto in quel caso richiamò poi nuovamente Raonofri sul campo per concludere la gara. In gergo si dice speriamo non abbia il braccino. L'arbitro ufficializza quello si che abbiamo appena detto. Zanotti. Zanotti a sostituire Onofri. Coach Giulio Brusa che va un attimo a incitare il suo ricevitore. La finale che dicevamo prima, quella del 2008, Forlì Bollate, chiusa sul 3-1 per Forlì, è l'ultimo titolo vinto dalla stessa Forlì, sì, che poi ha perso ben 4 finali, 2 contro Caserta e 2 contro Bussolengo, mentre Bollate non vince un titolo addirittura dal 2005, con la differenza che Bacheca ne ha ben 12, mentre contro Forlì la ne ha solo 3. Esatto, contro Macerata. Esatto, contro Macerata 3-2. E in panchina c'era Luigi Soldi. Esatto. Si ricomincia con Matilde Zanotti in pedana di lancio. Con già 2 gol a carico. E arriva il terzo. Importante questo battitore, assolutamente. È importante. Per entrambe le squadre. Arriva la base ball. E ora basi piene. Sembra quasi impossibile, ma un lanciatore che sale in questo momento potrebbe caricarsi di 1000 pressioni non sue e quindi fare peggio rispetto all'obiettivo che aveva l'allenatore nel metterla. Certo. Per ora si è presentata con 3 ball consecutive. Esatto. Anche il ruolo del rilievo non è per niente facile. Ah no, certo. Soprattutto nel software dove è poco usato. È vero, hai ragione, è veramente poco usato. Forse più a livello mondiale viene usato. Intanto è arrivato il primo strike comunque per la zona. Arriva l'auto a casa e anche in prima è un doppio gioco. Se ne esce la stragrande. E qua, questo è un episodio che... E qua siamo vicini ormai. Questa è importante adesso. È una gran giocata difensiva. Sì. Diciamo che è anche stata la battuta ideale. Sì, un rimbalzante addosso al lanciatore. Manca un'auto a Forlì. C'è da dire che comunque un gioco del genere lo fai solo se mentalmente sei lucido. Se ci hai pensato prima. Esatto. Ma questo sport è così, non hai il tempo di pensare al momento in cui ti arriva la palla, devi pensarci prima. Bisogna insegnarlo alle ragazze giovani, non puoi improvvisare, devi pensare prima a tutto ciò che potrebbe succedere. In modo da avere poi l'automatismo, perché non... i tempi sono strettissimi, lo vedi. In un attimo succede di tutto. E la situazione può cambiare pure in un attimo, può capovolgersi. Quindi non ti puoi permettere di pensare al momento, ma devi farlo assolutamente qui. Un ball, uno strike, 2 eliminati. Ricordiamo che Bollate deve segnare 3 punti per far proseguire la partita. Punteggio è 2 strike e 0 ball, quindi mega vantaggio per il lanciatore. Bigatton sotto pressione. E arriva lo strike out e finisce qui 9-0, incredibilmente contro tutti i pronostici. Forlì vince gara 4, vince la serie 3-1 e vince il quarto scudetto della sua storia. Siamo alle battute finali, vediamo le ragazze di Forlì che festeggiano in campo. Un commento finale da parte di tutti.
Beh, io personalmente non mi sarei mai aspettato che la gara si potesse chiudere così. Non che non vincesse fuori gara 4, ma che si chiudesse con un punteggio 9-0 per Manifesto. Sono d'accordo, penso che la grande differenza l'abbia fatta la difesa di Forlì e passate, permettetemi, insomma, soprattutto Cagliisto, che ha trovato delle giocate secondo me uniche. Sì, onore al Forlì, onore alla fantasia del suo allenatore e al lavoro delle ragazze, sono state impeccabili, ineccepibili. Da parte del Bollate è mancato molto il line-up. Direi che una squadra senza line-up non può permettersi di giocare delle partite finali. Tutti pensavamo di tornare qua domattina, fino di gara 3, e invece finisce qua la stagione della Italian Softball League 2017 con Forlì che probabilmente vince il più incredibile e inaspettato dei suoi 4 scudetti. Negli altri anni, nelle altre vittorie di Forlì, comunque la squadra era costruita per arrivare in fondo. Quest'anno nella semifinale, un po' rocambolescamente, è riuscita ad arrivare all'atto conclusivo, perde la lanciatrice americana e tutti gli addetti ai lavori dicono vabbè, persa la lanciatrice americana, è andata, non c'è storia. E invece lo sport ci riserva sempre queste sorprese. Onore anche a Carlotta Onofre e Matilde Zanotti che hanno appunto sovvertito ogni pronostico e disputato la loro prova nel migliore dei modi. A riprova che il lanciatore straniero è utile, ma forse, passare il termine, non è indispensabile. È utile se hai un line-up che ti supporta. Il nostro sport si vince in attacco. Direi che possiamo chiudere con queste immagini la classica doccia a fine partita. Da Bollate è tutto, vi salutiamo e diamo l'arrivederci per l'anno prossimo. Ringrazio gli ospiti Luca Talotti e Daniele Castellari. Grazie a voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Che saranno effettuate in curso al campo, sottratte da Daniela Castellani. E che saranno assegnato i 20 di questa serata.